La notte fra il 21 e il 22 gennaio 1944, gli angloamericani iniziano uno sbarco fra Anzio e Nettuno per prendere alle spalle i tedeschi schierati sul fronte di Cassino. Prima dello sbarco vengono sparati migliaia di proiettili senza ottenere risposta. I tedeschi hanno lasciato la costa sguarnita di soldati. Lo sbarco può avvenire praticamente senza combattere. Se gli alleati fossero andati avanti subito, l'insurrezione di Roma avrebbe preso i tedeschi fra due fuochi. Ma il generale, comandante del corpo di spedizione alleato, invece di approfittare subito dell'assenza dei tedeschi e quindi di precipitarsi con le sue truppe verso Roma, che è vicinissima, preferisce fermarsi sulla spiaggia in attesa di ingenti rinforzi. Perde così fatalmente del tempo prezioso. 24 ore dopo arrivano i rinforzi tedeschi che accorrono a bloccare la falla fra Anzio e Nettuno. L'aviazione tedesca non ha difficoltà a colpire le forze alleate concentrate in una piccola zona della spiaggia, per colpa del generale Lucas, che sarà privato del grado per decisione di Churchill. Perduto il vantaggio iniziale, gli alleati dovranno affrontare i tedeschi che sono accorsi su posizioni favorevoli, sui colli Albani e a Cisterna. Un cannone gigante tedesco del tipo Bertha bombarda la testa di ponte di Anzio. Così Roma non sarà liberata a gennaio, ma a giugno. E in quei 5 mesi avverranno fucilazioni, torture e massacri come quello delle Fosse Ardeatine.